Il protagonista insieme al team di Ardea Steel della serata. Cristiano, io da te volevo sapere, hai fatto la degustazione comparativa con produttori con bottiglia tappata con il tradizionale sughero e bottiglia tappata Ardea Steel. Ma si sente veramente la differenza? Sono curiosa! Sì, si sente veramente la differenza. La cosa che è emersa condividendo con tanti produttori presenti stasera è che la bocca cambia radicalmente. E quello che tu senti è una percezione di nascita più viva, più presente, più integra nel percorso evolutivo del vino. Siamo andati dal 2019 al 2005 in comparativa. E la cosa, più passa il tempo, più è derimente rispetto a un equilibrio che il vino tiene, supporta nel tempo. Quindi ma praticamente si fa... Sì, nel tempo si stacca... Ma al di là di quello che le parole, no, possono trasmettere, la cosa più bella è un'occasione come questa, dove tante persone che fanno vino in tante zone hanno convenuto nel fatto che la capacità di esprimere l'acidità di un vino e l'equilibrio di un vino è nettamente superiore in una chiusura che decisamente lascia passare il giusto, la giusta quantità di ossigeno e permette un'evoluzione che realmente è quella naturale, senza essere inficiata da nessun fattore esterno. Secondo me è questa, è la purezza del vino che emerge attraverso una chiusura tecnica. Ecco, questo sfido chiunque, bicchiere davanti, a ragionare su questo elemento. Bello, istruttivo e anche parecchio divertente, e tra l'altro abbiamo bevuto anche molto bene stasera. Ma infatti quindi... poi ti volevo dire anche questa cosa, perché oltre alla degustazione comparativa abbiamo fatto anche un viaggio nelle varie zone d'Italia e di Francia, quindi esperienze interessanti, emozionanti e che comunque hanno lasciato qualcosa in più oltre alla classica, diciamo, serata tecnica, come giustamente deve essere. Però ecco, si vede anche comunque la qualità, una selezione anche dei vari produttori legata comunque no, livello, a un concetto di qualità. Il livello dei produttori è altissimo, perché la qualità dei vini stasera degustati è altissima. Quindi questa è la prima cosa. Io proprio facendo una chiosa tecnica ho chiesto a Desil di ripeterla domani sera, perché mi sono divertito molto. Sarà un po' presto forse. Ma no, forse secondo me no. Un po' di intossicare. No, no, anche no. Va benissimo. Magari domani sera la ricaremo veramente. Io sono qua.